siamo qua a rigori. Ha battuto subito Vlasic, subito un rigore a zero per la Croazia, gli scalcati croati. Ragazzi, che partita che è, nel frattempo mentre abbiamo rigori, che partita che è stata. Ce ne fossero così, ce ne fossero di partite del genere, fossero state tutte così. Siamo un po' al volume. E tocca a Neymar. Che partita. Bella, si è attaccato la Croazia, che ha ribattuto, ha cercato anche. Attenzione Neymar, va, parata, attenzione, parata, no, non era Neymar, era Rodrigo, parata, il portiere croato, incredibile, facciamoci questo video live reaction dei rigori, mamma mia, subito Livakovic, protagonista assoluto di questa sfida, cazzo, mamma mia, che portiere questo, che squadra, proprio in generale la Croazia, che squadra. Una squadra che non ha mai mollato, anche sotto di 1-0 a tempi supplementari è riuscita a trovare la forza di andarsi a prendere il pareggio. E chissà ora che non trovi anche la via della semifinale con questi rigori. Intanto tocca Maier. Tira Maier, centrale, rete. 2-1 per la Croazia. E dicevamo. È stata una partitona. Nel frattempo tocca a Casemiro. Che giocatori in campo che sono stati questa partita. Attenzione Casemiro, si fa la battuta, rete. Questa la mette. Livakovic aveva intuito, ma ha calciato bene Casemiro. Bella angolata. Questi non si arrivano mai. Non arrivano. Partitona da parte di Neymar in campo storicamente, anche con la caviglia ingessata. Modric, 38enne, dato per finito, che ha tenuto per mano la squadra croata per tutti i 120 minuti. Ora attenzione che sta battendo il calcio di rigore proprio Modric. Vediamo un po'. Vediamo, Modric va alla battuta, lo mette, spiazza Allison, 3-1 per la Croazia, attenzione perché potrebbe essere già decisivo questo che tocca ora al Brasile, un Modric che lo davano per finito, che il viale del tramonto, invece lui l'aveva detto, io sto bene e ancora mi sento in condizione, abbiamo visto, ha dettato i tempi della squadra, ha attaccato, ha difeso, ha chiuso, raddoppiava. Decideva lui se aumentare l'andatura dei compagni o rallentare nel momento che clou. Attenzione Brasile va, attira e spiazza. Pedro, ex conoscenza della Fiorentina italiana, quando era una Fiorentina era. Comunque mentre guardiamo questi calci di rigore, a tutti quelli che presunti calciatori, intenditori, guardate come si fa, gente come uno come Modric, quasi 38 anni, senza tanti social, media, blogger, che prende per mano la nazionale, e ora magari andranno fuori, ora comunque batte la Croazia, però ragazzi imparate, tutti quelli nuovi calciatori delle nuove generazioni. Orsic, mette dentro Orsic! Angolata bene come Casemiro. Imparare questi senza tanti spippolamenti. Si allenano sempre prima degli allenamenti. Vanno via dopo per ultimi agli allenamenti. Ha vinto tutto, hanno vinto. Fuori classe, sia dentro che fuori dal campo. Intanto questo segnatevelo. A tutti i calciatori di ora che sono sempre con i telefoni in mano, che si fanno i selfie. E poi vanno a fare sfilate, vanno a fare i modelli. Questi sono cacciatori, se vuoi fare cacciatore devi fare così. Attenzione chi è? No, attenzione. Sbaglia! Incredibile! La Croazia passa! Semifinale! Incredibile! E il Brasile che tutti davano per vincitore insieme alla Spagna. Fanno le valigie e tornano a casa, prendono il primo aereo disponibile e tornano a casa.
grande Croazia che ha resistito agli attacchi del Brasile, ha ribattuto fin dove ha potuto, ci ha sperato e ha trovato la rete che gli ha permesso di giocarsela a rigori e andare in semifinale. Ormai Croazia è una realtà, con questo 38enne qui, questo biondino a capello lungo, che ha guidato questa nazionale, ha fatto crescere, innalzare il livello della nazionale, lui come Brozovic, come Livakovic, i due difensori, Lobren e Gardiol, che hanno fatto una prova divina, magistrale, Modric. Se c'è da ridare un pallone d'oro, devi dare a questo qui, per la carriera. E Brasile a casa. Ora la storia si fa per Francia, Portogallo, Argentina e Olanda. Eccole qui. E Brasile a casa, incredibile, ai rigori. Sembrava aver lanciato il Brasile verso la semifinale, una deviazione di Marquinhos. Marquinhos che sbaglia clamorosamente il rigore. E tutti a casa. Incredibile, Croazia vola in semifinale, penso meritatamente. E niente, gustiamoci quell'altre. Ciao. Complimenti alla Croazia. Complimenti ai croati, agli scaccati. E alla croata, alla CNOL nelle tribune. Ciao.